Buonasera, buonasera e bentrovate amiche ed amici di Telea. Inizia la serata di Milan-Napoli e naturalmente noi siamo pronti per seguire tutta quanta la partita insieme a voi commentandola minuto per minuto e prima ancora di iniziare il nostro incontro permettetemi di ringraziare proprio tutti quanti voi che ci seguite con un affetto che ormai non ci sorprende più, ci sorprenderebbe il contrario, quindi fate i bravi e restate con noi tutta quanta la serata come sempre ricca di ospiti, ricca di competenti e di incompetenti, ricca di simpaticoni e di insomma no antipatici no ma insomma monelli accreditati, insomma siamo qui con la solita squadra che presento immediatamente partendo dal grande Salvatore Biazzo che appartiene alla categoria dei simpaticoni, sì. Poi ce n'è uno grande che è un po' monello è diventato ma resta sempre competente, il grande Pampa Sosa. Buonasera a tutti. Eccolo qua, eccola, già pronto. Le pagelle. Attenzione, sì, sì. Pagelle già fatte e ricordiamo che lui aveva già dato il pronostico, senza dirlo. Avevo pensato. Immaginato. Vabbè. Me lo segno qua. Che è già una notizia il fatto che pensa. Passiamo ai monelli. Qui. Poco ma è sicuro. Invece, di ritorno dalle sue escursioni in esterna stadio, il grande Francesco Carbone. Ciao Salvatore, buonasera a te, buonasera a tutti. Salutone a tutto il E naturalmente il nostro direttore Antonio Gaito. Ciao Salva, buonasera a tutti. Andiamo subito con le formazioni ufficiali, possiamo vederle anche in grafica perché c'è una sorpresa dell'ultima ora nel Milan che perde anche Christian Pulisic, stato influenzale, quindi non sarà della partita. Al suo posto possiamo dire che il tecnico Fonseca alza Loftus-Cheek dietro Morata, quindi forse si rimette anche con un pochino di equilibrio in più, mentre per il Napoli non ci sono novità rispetto alla formazione che ci aspettavamo con Politano e Kvaratskhelia che ritrovano la maglia da titolare nel tridente con Romelu Lukaku e Oliveira, insomma confermato a sinistra. E io volo a presentare il settore veramente più entusiasmante che c'è, il momento di presentare Angelo Martino e i suoi sgolati. Dolcetto scherzetto, buonasera a tutti, visto che siamo in tema di Halloween, chiaramente noi ci ripresentiamo con la stessa miss della settimana scorsa, i dolcetti li ho portati perché ieri, come ben sapranno tutti i nostri amici, forse ancora non lo sanno, è stato il mio compleanno, grazie per gli auguri, quindi il dolcetto metaforicamente lo diamo anche ai nostri amici telespettatori. Grande sorpresa questa sera al tavolo degli sgolati, c'è il ritorno di Magarina e c'è un graditissimo ospite che non presento adesso, lo presentiamo subito dopo perché bisogna che sia accompagnato da una musichetta ben carina e caruccia, e dietro abbiamo dei supporter, abbiamo la squadra juniores della Palmese di Lama Campania con il preparatore tecnico Raffaele che ci parla. Che piacere, forza ragazzi, è un piacerone avervi con noi. Chiedo alla regia, appena sarà possibile il collegamento in esterna a Milano con il nostro Antonio Corrado, di confermarmi e partiamo ovviamente con lui. Allora, Pampa, può essere un fatto positivo o negativo? Perché sentivo qualcuno che addirittura si compiaceva. Ma io non vedo lo studio. Ah, ok. Bene, non era la mia voce questa, non ancora. Chiariamo questa cosa. Si compiaceva. Salvatore, per favore, chiarisci che questa non era la mia voce. È bello che lui in realtà c'è questo alter ego, io sono molto qua. Alter, ma anche molto ego. Allora, lo non ci vede, ma noi lo sentiamo. Diciamo. Lo fermi, che se no magari a casa non l'hanno sentito, non ci capisco. C'ho dei bei capelli e dei testimoni, caro Pampa. Tentiamo di tornare alla partita. Non vedevo il ciuffo del Pampa, ragazzi. Allora, fammi capire. C'è Corrado, è già collegato, ci sente, noi lo sentiamo, siamo a posto. Sì. Vi vedo, vi sento, ma prima non vi vedevo, ecco perché mi ero preoccupato. Non vedevo il ciuffo del Pampa, mi mancava, capito? E allora, prima ancora di sentire il parere del Pampa, andiamo subito a Milano, in esterna stadio, il nostro Antonio Corrado. Buonasera Antonio, ben trovato. Bella atmosfera, ragazzi. Qua ho visto tantissimi tifosi del Napoli mischiati ai tifosi del Milan. Cioè, una cosa che sembra veramente un evento, quando dovrebbe essere una cosa normale, dovrebbe rientrare nella normalità delle cose, perché questo è uno sport, ricordiamolo sempre, non è una guerra. Oggi caldissimo qui a Milano, io sono stato sotto all'Hotel Gallia dove c'era la squadra in ritiro, c'erano tantissimi tifosi del Napoli ad aspettare l'uscita, stiamo parlando delle 17.30, quindi che poi parlando con qualche amico mi hanno detto che Conte non ama arrivare troppo presto allo stadio, quindi sarebbero partiti intorno alle 18.45-19. Come sempre ormai è il caso di dire, e naturalmente io continuo a ringraziare mano a mano che si aggiungono gli amici, continuiamo, anzi iniziamo con i pronostici, sì dai, che manca un quarto d'ora, è il momento, io inizierei
proprio perché non si sono preparati, così possono confabulare un poco con gli sgolati. E allora, sì, il pronostico, questa sera devo dire la verità, è difficile. Insomma, noi abbiamo un solo punticino, vogliamo incrementarlo, abbiamo fatto un piccolo summit dietro e diciamo un pronostico è stato fatto anche dagli amici lì a Milano, 1-2, 2-1 per il Napoli. Ah, ok, 1-1. Okay. 1 Milan, 2 Napoli. Vediamo se la palla conferma. Vediamo se la palla. La palla conferma. La palla conferma è accettabile anche per la palla. Un saluto a tutti voi e al Pampa Sosa, sono Carmelo, da San Martino, Valle Caudina, Forza Napoli sempre, senza pronostico. Ciao Carmelo. E allora andiamo al pronostico di Francesco, va Francesco, ti tocca, sei giovanotto, devi... Io sono molto molto in dubbio questa sera perché prima dell'inizio della trasmissione, speriamo questa retroscena, parlavo con il Pampa e ci confrontavamo su quelle che erano le nostre aspettative per questa partita ed eravamo in dubbio. Ti ha confuso le idee, può essere anche una strategia. Certo. Sì, certo. Assolutamente, ci è riuscito, devo dire, per me 1-2. 1-2, quindi insomma si aggrega agli sgolati. È un 1-2 anche per te. Un augurio al dottor Martino per il compleanno da parte di Sal. Tanti auguri. Ciao Sal, grazie. Molto gentile. Tanto gratis. Sì, i milanisti si lamentano sempre, si rendono conto che hanno riposato un turno e noi abbiamo giocato solo 3 giorni fa, ci scrive Francesco, insomma questo andrebbe valutato e insomma gli sarebbe consegnato questa riflessione. Abbiamo detto Francesco ci ha dato il suo dono, Antonio vai. Io dico 2-2. Bello. 2-2. L'ha rubato. Bella quota. Vedi, 2-2 è very toast, vede un sacco, il Pampa un sacco di in base alle quote. Sarà quota 18. Umberto, un abbraccio, Umberto che mi segue anche di mattina dei programmi del mattino, lo ringrazio, è molto carino, speriamo di vincere senza troppo soffrire. Addirittura. Senza soffrire, è un po' complicatuccia come cosa. Salvatore, soffriamo secondo te? No, secondo me no, io faccio 0-2 plus, cioè nel plus c'è anche la qualità, modello, il Napoli giocherà meglio delle altre partite. Le figlie del barone di Sant'Antimo scrivono stasera vinceremo sempre Forza Napoli, attenzione è il momento del Pampa Sosa, tocca a lui, ecco il suo pronostico già pronto da settimane. Io ho anche il pronostico di Napoli-Atalanta. No, va bene, questa è una vecchia storia, lascia perdere. Siccome è a pranzo magari posso cambiare. Io ho paura che sia una partita come quella di Torino, anzi per me sicuramente sarà una partita tattica e quindi dico 0-0. Allora, tocca tecnico, a me. Così. Tocca a me, dice buonasera signor Carisi, abbiamo messo le bandiere nell'orto, adesso le andiamo a mettere anche nell'ortola di Larcamino. Saluto a tutti gli ospiti, in particolare al Pampa Sosa, Forza Napoli da Giovan Giuseppe Carmine da Larcamino, sono miei compaesani. Li saluto con grande affetto. Forza ragazzi, mettete bandiere dappertutto. Tocca a me. Io mi aggrego al Pampa, io sono per lo 0-0. Sono molto combattuto tra 0-0 e 1-1. Facciamo così per diversificarmi, sempre XE per una volta mi differenzo, faccio 1-1 se è possibile, mi diciamo 1-1 per chi? 1-1 per noi, perché in questo caso secondo me sarebbe per noi un e mezzo a uno. Poi ragazzi, noi se vince Napoli ci sbagliamo, certo. Siamo contentissimi, ci mancherebbe altro, certo. Recupera McTominay, insomma Napoli super aggressivo, non vuole attendere, vuole fare la partita. Buona. Dentro Lukaku. Inizio fortissimo del Napoli che aggredisce sempre in avanti, altro recupero del pallone in alto, palla dentro per Lukaku che ha difeso veramente alla sua maniera dal recupero di Pavlovic e poi ha battuto Maignan, Napoli in vantaggio 1-0, si aprono tantissimi spazi nella linea del Milan che è veramente poco solido, stavolta però Fofana ci ha messo una pezza. Mamma mia amico. McTominay ha fatto una cosa bellissima, adesso la palla è a Kvara che è sulla sinistra, può giocare. Kvara, uno contro uno, Valtino, la sigla! Gol! È gol!
Napoli, a lei! Ma che cavolo di gol ha fatto? Con un numero di McTominay. Guardiamo le altre partite. Adesso c'è questa cosa bella da fare, no, Pampa? Che tu ti puoi mettere dall'alto lì a vedere gli altri che intanto l'hanno fa la partita. La devono sì, vincere. Sì, anche se siamo a metà settimana, quindi sembra un po' strano. Però sì, ce le guarderemo. Come ha detto Antonio Conte, settimana scorsa, Inter-Juventus me la goderò. Quindi noi ci goderemo questi mercoledì e giovedì di Serie A. Con un Inter che va a Empoli e può vincere, anche se l'Empoli ha messo in difficoltà anche la Juventus, quando ha giocato anche con la Roma, a Lazio, a Roma contro la Lazio. E il Parma che gioca un bel calcio, andrà a Torino contro la Juventus, quindi secondo me non ci saranno sorprese e quindi... Allora, vorrei rivedere un attimo la classifica, perché c'è un dato della classifica che riguarda proprio queste squadre che in qualche modo può favorire il Napoli, perché se voi fate caso, dall'undicesimo posto, non ci voglio mettere il Bologna, ma dall'undicesimo posto fino al ventesimo, fino al diciottesimo, scusate, ci sono la bellezza di 3 punti, cioè Empoli, Roma, Como, Verona, Cagliari, Monza, Parma, Lecce, sono tutte in 3 punti. Sì, però la qualità è diversa. La qualità è diversa, è molto diversa. Ma potrebbe questo portare l'Empoli a considerare la fortuna di beccare un punticino contro gli altri. Capito? Attenzione, siamo in sigla, ma vedo Antonio Corrado. Però almeno lo saluto. Qui siamo in sigla, Antonio, ma almeno una tua considerazione finale. Ma hai 30 secondi però. Il milanista non era milanista, ma era un napoletano. Ah, 20 minuti di sofferenza. Un pensiero per te. I tifosi del Milan già a casa, da 5 minuti prima del 90esimo, già stavano lasciando il San Siro. Ragazzi, si gioca male, si soffre, non si esprime un calcio spettacolare. No, non si esprime un calcio spettacolare, però il Napoli è lì e figuriamoci quando inizierà Antonio, a macinare ti è piaciuto, ti è piaciuto Meret, Antonio? No. Ok, no, buonanotte. Ogni palla alta era una sofferenza. Ciao, buonanotte. Mamma mia. Buonanotte. Antonio, tu rischi qualcosa però, eh? Un abbraccio ad Antonio, non dai tifosi del Milan. Un abbraccio stringente. E grazie a Salvatore Biazza, naturalmente, come sempre, un abbraccio a questi due eroici che avranno un'intera settimana per preparare Napoli-Atalanta, Antonio e Francesco. Carichissimi, ciao Salva, buonasera a te, buonasera a tutti. Io di solito chiudo con un messaggio che ci è arrivato questa sera, lo lancio io a voi, un messaggio, mi raccomando. Facciamo una bella settimana di pareamento, iniziamo a preoccuparci sul tardi, perché io già vedo quelli che cominceranno a scrivere durante la settimana, ma il gioco, la pressione, avete sentito, però non esprimiamo un grande calcio. Ma chi se ne fonda? Ce ne faremo una ragione. Ce ne faremo una ragione, grande Biazzo. Forza noi!